quindi ringrazio Fedez, è stato carinissimo e gentilissimo. Fedez ha detto bene, ha scritto bene uno, Fedez è tosto, c'è ragione, è in gamba, molto in gambe, e dice sempre quello che pensa. C'è broccolo, fammi più il broccolo, dai. Ti devo salutare, mister. Mi dici che sei in pigiama, eh? Quel pigiama marcio o nero che c'hai. Cioè, un saluto lo puoi fare anche a me. Capisco che c'hai tutti questi ospiti VIP. No, volevo, siccome con Silvio, ho detto a Silvio, aspettiamo che ufficialmente ha vinto il campionato. No, no, ma io non sto dicendo questo. Sto dicendo che volevo solo farti un saluto. Ah, ok. Perché tu lo sai che un saluto è sempre bello fartelo. Ok, e quindi ho detto, visto che c'è un minuto di libertà, entriamo. Grande, mister. Diamo un bacio al mio amico Bobo, Forza poi ti Monza. alzi e dà un bacio alle due bimbe fantastiche che c'hai, e poi ti lascio i tuoi ospiti VIP. E poi se succederà quello che succederà, ci sentiremo. Vabbè, ormai aspetto un minuto. Va bene, Un va bene. minuto. Novità, la C, come siamo messi? Quando ci dicono qualcosa? Non si sa ancora, Bob. Adesso il 20 di maggio c'è un consiglio federale dove parleranno di quello che potrebbe succedere, però non è una cosa semplice, nel senso che ci sono tante situazioni da mettere a posto. Le cose vanno fatte per bene, sicuramente il volere di tutti sarebbe stato quello di continuare questo campionato e di finirlo sul campo, ma oggettivamente per le squadre di C diventa un pochettino difficile il tutto. E quindi logicamente aspettiamo che ci diano delle notizie positive nella speranza di poter comunque concludere che tutti possano avere quello che meritano, no? Chi ha meritato, chi D'accordo. vuole magari conquistare un qualcosa di diverso e quindi dai, speriamo che si riesca a fare un qualcosa dove tutti siano comunque premiati nella maniera giusta. Sì, sono d'accordo. E comunque devo dire che la Serie C, che io la reputavo un campionato un po' così, devo dire che è un campionato difficilissimo, zio cane, perché comunque io ho visto tutte le partite in casa, quasi tutte fuori, è tosta. Il campionato di C è un campionato tosto ed è difficilissimo, zio cane. Voi siete stati bravi fino ad oggi, perché comunque con 16 punti di vantaggio, oltre a vincere, giocate un bel calcio bello, bel calcio. Ma sai, Bobo, la Serie C io l'avevo fatta da ragazzo, no? Quando sono uscito dalla primavera del Milan, avevo fatto 3 anni di Serie C perché io ho fatto tutta la gavetta da giocatore. E da giocatore non mi ero reso conto di questa difficoltà perché arrivando dalla primavera non te ne rendi conto perché tu insegui un sogno e quindi giochi e il livello è quello lì. La realtà dei fatti è che da allenatore, soprattutto da quello che vedo, che ho visto in questo periodo, in questo campionato, nel campionato scorso, la Serie C è difficile. È difficile. E è difficile perché le categorie esistono. Le categorie esistono. E quindi trovi delle grandissime difficoltà. Non è così facile quando hai la squadra forte poter comunque vincere, perché vincere non è facile per il Manchester City, non è facile per la Juve, non è facile per il Barcellona, Sono d'accordo. e quindi figuriamoci in Serie C. I miei ragazzi sono stati fantastici perché hanno fatto un qualcosa di bello, abbiamo giocato bene perché tante partite le abbiamo giocate bene, abbiamo un vantaggio importante, però la Serie C è difficile ed è No, anche comunque bella sono d'accordo. e va tutelata, Bobo, perché va tutelata. Sono Perché d'accordo con te. è un patrimonio del calcio italiano, perché da lì ci passano molti ragazzi che poi possono diventare dei campioni poi dopo nel futuro, perché non tutti nascono top player e altri No, si sono sono visti. d'accordo. Va bene, mister. Ci Ti saluto, Bobo, e un vediamo la saluto. prossima quando ufficialmente sei in B. Va bene, un Va saluto a bene? tutti. Ciao Ciao, Bovigno, mister. Un e un bacio bacione. alle tue bimbe Sì. fantastiche. Ciao. Ciao. Chi è che ride lì sotto? Ma che ne so, c'è un casino qui. Vabbè. Eh? Ciao. Ciao. Allora uno scrive, ma quindi la serie C è difficile? Non è difficile, è difficilissimo. Punto, stop. È difficile che non hai idea. Difficilissimo.
giustamente tu non l'hai giocato, quindi non so se fai la domanda per prendere per il culo o lo chiedi veramente. Serie C è difficile, sono botte, cazzotti, grande intensità. Io ho visto tutte le partite, massacro. Io andavo anche fuori casa, io e il mio amico Simbione, fuori casa, le trasferte. Isabel continua a mangiare. Grande Isabel. Ora sto aspettando... Comunque qualcosa devo dire, sei brava, hai tanta pazienza. Con Stella, con Isabel e con me. Soprattutto con me. Ora aspetto il mio amico Marco Materazzi. Sono Campacci. Campo sintetico, uno sintetico che fa schifo. Ma no, ho visto delle partite io, che, eccolo qua. Ho visto delle partite in C, che ne roba, ragazzi. Che io, per come sono io, tutto fighettino, e se vedo in campo, sono celebre, perfetto, non entro nemmeno in campo io. Penso un po'. Allora? Eccolo qua. Mi vedi dimagrito o no? Abbastanza. 4 chili sono tanti, oh. 4 e mezzo, Marco. Ma mi ha detto pure che vai a correre, oh. Corre, bicicletta. Faccio la mattina bici 1 ora e mezza, io e Stellina, che è una roba, è uno spettacolo. E poi pomeriggio vado con Ventola, perché lui si alza all'1 e mezza, Ventola, quindi pomeriggio... Se va bene all'1 e mezza. È bravo. E quindi andiamo anche lì 1 ora e mezza pomeriggio, quindi faccio 2 ore e mezza almeno al giorno di bici, normale, Però sono sempre tanti. Muoversi già è importante, Yeah. Metabolismo... Però... 3 settimane fa ero 106 kg, manca poco, vado, cioè, arrivo a 110 kg e rotolo. No, adesso stai meglio, stai molto meglio. No, ora ma... vado a perdere ancora 5-6 kg. Ho visto Brocchi, intanto ti faccio i complimenti per quello che sta facendo. Al mister? Sì, e poi ricorda, c'è una C e un'altra C, sono due le C, Una del sud e una del nord. Che vuol dire? Che tu hai visto quella del nord, che è molto difficile, quella del sud. Quella del sud, tu hai detto calci e pugni, che nel sud che si va bene torni a casa. Le mazze. Io l'ho fatta, Quindi, quella del nord è un bel voglio, non voglio pensarci. Capito, però... Sono fiammate vere, Al nord giocano più a calcio. Provano. Sì. È più soft. Bravo, infatti quando devi fare le ossa vai verso giù e io giù provo a fare giù però serve quando ci dà una primavera, potessero tutti fare un'esperienza del genere sicuramente crescerebbero molto più velocemente tanti giocatori che arrivano, fanno 3 partite in Serie A e poi no sono d'accordo e devo dire che ho rivalutato la Serie C perché pensavo fosse un campionato così. Invece quest'anno, vedendo le partite del Monza, l'ho viste tutte in casa, il 90%, e ne ho viste fuori anche tante, andavo io e Silvio. Comunque, figa, ma è dura, Marco, figa. Vabbè, dei Campacci. È dura. Lui gioca a 16 punti di vantaggio, perché sono bravi loro, e giocano proprio un bel calcio, no? Quindi devi vincere, lo sai che tu. È più difficile, come dici, sono le categorie. A volte è più difficile avere i giocatori magari di categoria superiore e farli giocare giù in C, Ad adattarsi non è semplice, anzi, più delle volte sono le squadre che fanno dei flop perché comprendono tutti i fenomeni e poi non si calano nella realtà e diventa difficile. Invece deve essere bravo anche l'allenatore a farli calare nella realtà, che è differente. Sono d'accordo con te. Allora, oggi ho fatto Nicola... La Pagani, Giorgio, Fedez, te. Sugli altri ho scritto sempre qualcosa, perché se no mi ricordo tutto. Con te, il triplete, 10 anni, quindi devi parlare tu, ti dico niente io. Dimmi tutto quello che vuoi. L'altro giorno hai detto una cosa bella, Fabio, che mancavi solo te nel 2006. No? Mi fai stare svegliando questa notte, zio? No. E ti dico... che vista la merda che avevamo mangiato noi negli anni 2002-2003, tu lo sai meglio di me, no? Perché ne abbiamo mangiata, mi avrebbe fatto immensamente piacere che tu ci fossi nel 2010. Purtroppo ti ringrazio, ci siamo separati prima per tante situazioni, però avresti fatto la tua parte. Tu sei uno di quelli che avrebbe giocato anche nel 2010. Tanti
nel 2010 non si poteva manco spogliare con me, anche di adesso, quindi no, lo però... lo so, purtroppo sono andato via e è così che devo fare, Marco. Però ti dico, guarda, io ti dico una cosa, noi quegli anni là non abbiamo vinto, no? Quindi dobbiamo vincere, non abbiamo vinto, abbiamo avuto l'occasione il 5 maggio, semifinale, no? Quindi la vita è questa, però sono sempre felice di quello che abbiamo fatto, no? Perché comunque abbiamo lottato, e quando lotti lo sai che tu vinci. Io perde, dico, no? Sempre, io dico sempre, me ne vogliono liberamente, a parte scherzi, tipo della Juve, che quello del 5 maggio penso che era lo scudetto più bello, perché era quello più inaspettato, perché tu venivi ancora gli anni, 2 o 3 anni prima dell'Inter, prima che arrivassi io, dove veramente ancora peggio, che sono arrivato raggiungesse la Coppa UEFA così all'ultima giornata forse, e poi da lì piano 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 costruisci, abbiamo cambiato tanto, perché sono arrivati tanti con 6-8, tanti giocatori differenti che nessuno si aspettava che l'Inter potesse nemmeno avvicinarsi a vincere quello scudetto. Poi purtroppo è andata come è andata, merito a chi l'ha vinto e pace per loro, però è quello che secondo me era il più bello, anche perché avevamo costruito veramente un gruppo molto forte, tanti italiani che non guastano, tu lo sai meglio di me, perché eravamo tra i, è giusto che ci siano gli stranieri, ma quelli forti, ma è giusto che ci sia anche una colonna vertebrale di italiani. Questa è una cosa che ho sempre pensato io, non a caso la stessa Juventus ha tantissimi italiani, a Buffon, a Chiellini, a Barzagli, a Bonucci, tutta gente che fa un po' la colonna vertebrale, poi si aggiungono i campioni e ti aiutano a vincere. E noi in quegli anni eravamo tanti italiani, si vedeva in campo e fuori, al di là che poi c'erano dei campioni come quelli che hanno con Cordoba, Zanetti, tutti questi qui, che noi ci aiutavamo a vicenda, però sicuramente c'era un gruppo abbastanza omogeneo che poteva sicuramente puntare a quello che abbiamo ottenuto sul campo fino all'ultima giornata. Poi l'ultima giornata sicuramente è colpa nostra, ma prima no. Ti ricordi Venezia? Sul fango che tu hai fatto una al 90esimo. Al 90esimo. Che Maniero non ci credeva. Andava in sala stampa e detto, no, non è vero. State scherzando. Invece... Parliamo, Marco, parliamo del triplete. Se no stanotte mi bevo una bottiglia di vodka. Ma è il triplete che ti devo dire? Cazzo, Mourinho. Parlami di Mourinho. Mourinho era un fenomeno. Perché Mourinho, grande motivatore, quando... no? Assolutamente. Allora, il primo allenamento di Mourinho è arrivato alla Pinetina, arriviamo tutti silenzio, non volava una mosca, stretching, i primi 3 minuti, e lui fa, oh, e guardate, potete anche ridere con me, eh? Oh, non parlava nessuno, tutto il terrore. Da lì si è sciolto un po' l'ambiente e poi è diventato uno spasso. È vero che fuori sembrava sergente, cattivo, ma con noi veramente era un fratello, un padre, e poi quando va a essere era un figlio di puttana allucinante, cioè ti ammazzava. Ti diceva di quelle, però ha creato quell'empatia che nessuno si azzardava a dire o a pensare in maniera differente da quella che era il gruppo. Un giorno è arrivato Adriano e gli ha detto, tu con me non giochi più, come non giochi più? No, con me non giochi più perché sai, aveva fatto serata, non lo so, era arrivato un po' in ritardo. Domenica derby, lui e Ibrahimovic in attacco. Così, 3 giorni dopo, e fece una partita incredibile perché sapeva cosa le corde che doveva toccare. E quello faceva veramente la differenza. Io ricordo sempre uno degli sciampi più incredibili che ha fatto a tutta la squadra, è stato dopo Catania. Andiamo a Catania, e perdiamo 3-1, mi sembra. E il martedì andavamo a Londra. Era successa la cosa di Mario Balotelli che era stato lasciato a casa, e la domenica ci ha fatto uno shampoo e lì se c'eri Bobo cadevi per terra, perché uno dei tanti shampoo l'ha fatto a Toldone che non giocava, gli fa tu perché Francesco poi tu non sei più lo stesso, che aveva quasi firmato, non so se aveva firmato il Castellazzi, no? Tu non sei più lo stesso. E dico, vabbè, mo Toldo dice, ma che cazzo dice, manco Gio. C'hai ragione, mister. mister, c'hai ragione. Io ho detto, no, Francesco, tu sei veramente un fenomeno.
E da lì, dopo quella volta, andiamo a Londra, che se non vinci, se non passi il turno a Londra, probabilmente la polemica con Mario, vai fuori dalla Champions, diventa veramente una situazione un po' pesante. E invece da lì poi prendiamo il volo e diventiamo quasi imbattibili, invincibili, sicuramente a livello di gruppo. Poi è normale, vai a Barcellona, se non fai 3-1 in casa, non vai lì per delle Però sventole che... eravate, quello che si vedeva è che eravate squadra, no? Che quello No, che era la cosa più importante. noi veramente ci allenavamo per giocare 11 contro 9, 11 contro 10. Poi a Barcellona, quando è stato buttato fuori Thiago Motta al primo tempo, ci dice: ragazzi, noi ci alleniamo 7 contro 5, 7 contro 4, 9 contro 5. Qui siamo 11 contro 10. Non pensiamo di fare di partire dal portiere, diamogliela là, tira la lunga a Julio e difendiamoci 11 contro 10. Infatti tirarono molto poco in porta, Ma perché poi era una là. squadra organizzata, a parte che eravamo forti, perché tu avevi cambiato dal 2009 al 2010, avevi preso Thiago Motta, Milito, Lucio, Eto'o e Sneijder. È una squadra che già ha vinto lo scudetto, quindi la società gli Comunque, aveva messo in mano e lui ha messo mano dove doveva. Milito ha fatto tanti gol. Milito faceva gol sempre, cazzo, stava bene, bene. Milito proprio, penso che ha perso tempo lui, con tutto rispetto per le squadre dove ha militato, il Genoa stesso, che lui è legatissimo, oppure il Saragossa, però lui era un giocatore che poteva veramente giocare tantissimi anni in grandi squadre, perché era uno umile, molto molto intelligente e faceva sempre gol, quindi per un attaccante penso che sia Poi fondamentale e tu giocare. comunque a fargli fare la fascia, comunque tornare, cioè non è facile per uno che comunque ha vinto già due o tre Champions prima, no? 4-22? Ne aveva già 22, No, no? sì, però ha fatto il triplete l'anno prima, sai, era anche lì stimolarlo, veniva da Barcellona e aveva vinto un triplete. Sicuramente José che mandava i messaggini, sai quanti gliene ha mandati per dire: oh, l'hai vinto lì, t'hanno, tra virgolette, non mandato via, però scambiato, pensando di migliorare, invece tu vieni qui dove non abbiamo vinto, e lì poi lui ci ha aiutato a vincere un triplete. Quindi penso che quell'anno lui sia stato disposto veramente a tutto, perché per lui vince due tripleti di fila. Tu racconti a me un triplete, ma lui due di fila sono cose che nella Non vita succedono mai. capitano, veramente capitano a nessuno, forse. E lui ci è riuscito con due squadre differenti, è paragonabile quasi alle 4-5 Champions che ha vinto Seedorf con tutte squadre diverse, Sì, perché sì, sì, sono sì. di Comunque altra categoria. sono d'accordo. Triplete comunque vuol dire che insomma tutto l'anno a martellare ogni allenamento, ogni partita, perché cazzo lo sai anche tu, Coppa Ma Italia, la differenza Champions, campionato. la fa gli allenamenti, perché quando tu hai un gruppo che ogni allenamento è alla morte per vincere anche la partitina, poi lui fa una metodologia di allenamento, quella che si usa adesso, che io ho scoperto fortunatamente a fine carriera, perché se l'avessi scoperta a 18 anni e poi magari mi capitava uno che mi faceva fare 15 volte i 1000 metri, morivo. E quindi metodologie dove fai sempre 2 contro 2, 3 contro 3, sti comodini, sempre a pressione. Lui allenamento era: se voi vi allenate un'ora e mezza con me, giocate 90 minuti, senza pause, e quando tu sei in grado di giocare 90 minuti di allenamento con me, fai la partita in scioltezza. Così era. Ed era un divertimento incredibile, perché io non giocavo, perché dico sempre, io con lui, tutti dicono: tu eri legato a lui, perché no? Io ero legato a lui perché come avevo un rapporto tale che sapevo qual era il mio ruolo, sapevo che probabilmente non giocavo manco una partita, ma sapevo che ne potevo giocare 50, però sapevo che avevo un'età dove dovevo e gestirmi e essere a disposizione del gruppo. E io le partite non giocavo, ma il lunedì andavo, c'era una voglia di fare allenamento, perché era una guerra la partita, e quello ti alza sicuramente il livello. Se arriva Sì. il lunedì mattina, non ho giocato, vai lì scoglionato, non ci vuoi allenare, allora è meglio fare 1000 metri come i somari e poi vai a fare la doccia. Invece arrivai lì e volevi vincere anche le partite di 1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3, e quello ti fa la differenza, perché poi arrivi in campo la domenica che come qualità sicuramente sono inferiori a te, perché noi in quegli anni eravamo veramente devastanti. Eh sì, ma forte. Poi prendevate pochi gol, perché comunque c'era chi c'era? Samuele e Lucio, no? Samuel, Lucio, Cordoba, Chivu.
Eh beh, c'è le grandi, grandi giocatori, dai. Quindi comunque le triplette è tanta roba, Marco, perché comunque Coppa Italia, campionato che è lungo, massacrante campionato italiano, lo sai com'è. E tu poi no, gli anni tutti volevano battere poi l'Inter, no? Ti giochi tutto in una settimana, in 10 giorni, 20 giorni, perché tu alla fine hai fatto il 5, il 16, che è domani l'anniversario dei 10 anni dello scudetto, e poi il 22. Quindi arrivi pam, 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 pam. E se non sei a 1000 per 1000, io per dire, noi giocammo contro la Lazio quando vincemmo 2-0, e poi rimanemmo lì per la finale, il 2 di maggio. Lui, fatti capire la sua testa, viene in panchina da me, già vinciamo 2-0 a Roma, e mi fa, ma la finale è la bella mercoledì, eh? Bella sì, poi io giocavo prevalentemente la sera, la Coppa Italia, dico, vabbè, magari arrivi in finale, non ti fanno manco giocare, certi, no? Sì, dice, oh, non rischio. Ma la devi giocare, mi fa, c'è voglia? Figa, dice, ho fatto l'allenamento a fine partita, siamo rimasti lì, sai, finivi l'allenamento. E ho fatto allenamento, sembrava che giocavo la finale di Coppa Campioni. Dico, mercoledì mi gioco per farti capire la sua mentalità, il suo modo di già prepararti all'ostacolo dopo. Quindi quello sta sempre cosa andare a toccare, eh? Assolutamente. Perché io l'ultima partita a Siena, io ho fatto le ultime due partite di campionato, perché c'è Lucio che non sta benissimo, un altro magari dice, vabbè, c'è la Coppa Italia, non rischio. Però aveva totalmente fiducia in tutti, che sapeva che tutti gli avrebbero dato il 2000 per me, eravamo tutti a posto fisicamente, che chiunque giocava è normale. Un conto è cambiarne 10, un conto ne cambi uno in un contesto di squadra dove vanno tutti bene, puoi sopportare anche magari io che ho 37 anni o 38 anni che gioco la partita magari decisiva per lo scudetto. Per questo sono soddisfazioni, perché dice, non è mai giocato, sì, però ho fatto tutta la Coppa Italia, ho fatto le ultime partite di campionato dove ho vinto lo scudetto. L'ultima sono entrato, mi ha fatto entrare perché me l'aveva detto prima della semifinale, quindi subito dopo la semifinale mi dice, guarda che l'ultima partita, oggi è entrato Bojan e avevo bisogno di Ivan, l'ultima entra Gomez, con Klose tu giochi, poi lascia perdere che sono entrato 10 secondi, però già il fatto che dice, oh, si è ricordato. Ma una domanda, secondo te, se perdevi la finale, ok, di Champions, la finale di Coppa Italia e l'ultima a Siena, secondo te, tutta l'ultima giornata, era sempre positivo come è andato o no, secondo te? Io mi ammazzavo. Lo so, cioè, però... Io mi metto nei panni... No, non era positiva. Non era perché quando non vinci, proprio arriva al secondo o sei meglio di me. Ok, però arrivi in delle situazioni che c'hai tre finali, no? È sicuro. No, ma le puoi però anche perdere anche tre. Non vinci. Assolutamente. Cioè, è già molto difficile arrivarci. E quello dico io. Bisogna dar merito, che sono la Juve, che arriva sempre lì, e poi perde le finali. Però è difficile arrivarci. E quello dico io. Quello dico. Lo so, però... Tu dici che è un anno negativo? E quando ne perdi tre così, penso... Mettiti nei panni di Ballack. Ti ricordi Ballack? Che con Gresco ha perso la finale di Coppa di Germania, la finale di Champions contro il Real Madrid, lo scudetto all'ultima giornata, il mondiale in Giappone e Corea. Torni a casa... No, cioè, lo so, vai a casa e ti butti dal balcone. Lo so. Però io dico, positivo. Tu sai com'è. Uno dice, arrivi in finale, vuol dire che sei forte, no? Poi ci vuole da vincere a ma perdere... Purtroppo ne vince una. Purtroppo ne vince una. Purtroppo ne vince una, lo so. No, sono d'accordo. Ed è molto sottile la cosa. E Io me quello che la dico sempre io, bene. no? Eh? Io fortunatamente ho perso il 5 maggio, ho perso qualche finale Coppa Italia. Quindi ci vuole fortuna. Quando Sì, arrivi quello lì dico ci vuole io, fortuna. perché io dico... Una squadra che vince triplete può anche arrivare e non vincere niente. Allora dico io, cosa vuol dire? Che sono scarsi, non hanno fatto bene? Io la vedo sempre in maniera No. positiva che, cazzo, arrivare a fare tre finali o comunque giocarti Siena e le due finali vuol dire che sei una squadra della Madonna. Assolutamente, Manca un po' anche di perché fortuna, però... la Champions proprio è sempre due campionati, eh. Sì. Tu sei meglio di me, a dicembre finisce e poi a febbraio ne riparliamo, vediamo di vedere come stai, gli infortuni,
cioè, ci vuole troppo, non è solo programmazione, anche tanta, tanta fortuna, oltre che preparazione, perché Sì, devi avere non una è. squadra, comunque per fare tre finali come hai fatto voi, la squadra deve essere straforte, cioè anche non solo gli 11, tutti i 25 che ci sono, perché tu sai che No, ma sono infortuni, tutti, strappi, sì. stiramenti, mille robe, devi essere pronto e... Assolutamente, assolutamente. Oh, cioè, noi c'era gente, cioè, Stankovic a metà campo, tu potevi giocare Stankovic, Cambiasso, Zanetti, Tiago. Thiago Motta, Sneijder, Snyder. ne avevi, eh? No, no, ma Muncari. vinci solo se sei una squadra fortissima. Per Assolutamente. esempio, Secondo me sì. giocava Lucio e Samuel, e in panchina c'eri te e Cordoba, no? Cioè, io a Cordoba poteva esserci Chivu, per Quindi dire. giocatori che hanno giocato per 15 anni in Serie A, giocatori forti, forti, forti. Se no, vinci una tripletta. Fai molta fatica. A meno che non sei Dirigo, tutte le squadre possono vincere e perdere l'ultima partita. Insomma, è l'unica che su 10 volte ne vince 9 il Barcellona di quei tempi. Che Bravo. noi la finale è stata quella, perché poi alla fine. Sì. Normalmente tu 9 su 10 col Barcellona vai a casa, poi aspetta, la dimostrazione di forza l'hai data in casa a San Siro, dove San Siro è vero che trasforma, perché quando San Siro bolle lo sai meglio di me, però vai sotto 1-0 a San Siro, se non la ribalti, cioè se non sei forte non la ribalti Sì, sono mai. d'accordo. Tu gli hai fatto 3 gol, gli hai fatto. Infatti c'è un'attenzione quella partita, perché non si poteva sbagliare. Se No, fai anche no. 3-2, fai 3-2 e vai a casa, E devi comunque, andare là. negli ultimi 10 anni, chi va a Barcellona prende dai 4 ai 5 pere, Sì, ma tu lo vedi, guarda il Liverpool stesso che è andato in finale, poi l'ha ribaltata. Perché, tutti prendono a Barcellona 4-5 gol, tutti. Quindi... aspetta, e non è il Barcellona di 10 anni fa, secondo me. Sì. Cioè, con tutto il rispetto, c'è giocatori, anche adesso c'è giocatori fenomeni, ma 10 anni fa aveva Iniesta, No, ma Xavi. dieci anni fa ha fatto un mezzo miracolo, Cioè, c'è passato col Barcellona. contro 10 anni fa c'era, davanti avevano Henry, Ibrahimovic, Messi, Ah, tanta roba. Pedro che faceva gol tutte le partite. Quindi era una squadra veramente di marziani, e Sì, sono noi d'accordo. siamo stati veramente forti. Eh sì, se no, come dici tu, non la ribalti a San Siro, non ce la fai. No, è impossibile. E Rischi ti di dico, prendere quell'anno. 2 o 3 gol poi a San Siro, eh? L'anno giocammo a Pasadena contro il Chelsea di Ancelotti, e io dissi: qua anche quest'anno incontrammo una squadra, secondo me, fortissima, il Chelsea, organizzata. Però poi piano piano, come ti dico, fino a dicembre una squadra, e poi arrivò Eto'o e cambiò tutto, tutto quanto. Erano 5-6 giocatori nuovi, è vero, cioè devi ingranare, però poi arriviamo a febbraio-marzo, che chi c'era si passava via. No, no, Non ce n'era per sono nessuno, dove andavi andavi, capito? Quindi mo d'accordo. ce lo godiamo, No, no, ti hai fatto un speriamo grandissimo che fatto. si torni presto a ottenere qualcosa, come Inter. Ma sì, comunque sono sulla strada giusta, dai, Marco, Stanno costruendo tanto, e ti ho detto l'altra volta, stanno facendo molto, anche se secondo me, ripeto, la Juve è superiore, ahimè. Da tifoso interista, però sono onesto, sì, no, ma quello quello bisogna che è essere giusto onesti, bisogna dire. sennò ci sembriamo dei pagliacci se non diciamo le No, se cose. no sembriamo quelli che parlano dietro la tastiera. Sì, no, no, loro a livello di rose e tutto sono... Rosa è una rosa della Madonna. Però, giustamente, Marco, hanno vinto già 8 cazzo di campionato, non è che possono vincere tutta la vita. Quindi c'è l'Inter e Lazio No, che beh, comunque normale, con la se la voglia, giocano. la gioventù, mille robe... Vabbè, prima o poi ci arrivano, eh. Eh Sono sì, eh. momenti, periodi, anni dove sicuramente loro hanno lavorato molto bene a livello anche societario. Però Però arriviamo anche noi, ne sono Inter convinto, bene, bene, bene. perché sta costruendo. Quest'anno forse è mancato un pizzichino negli scontri diretti, però sono lì. E ancora oggi penso che se riparte il campionato può succedere di tutto, Sono d'accordo con te. per quanto gli altri hanno una grandissima qualità, hanno recuperato tutti, ma può succedere veramente di È tutto, sia un Lazio, altro Inter. campionato questo, senza tifo, senza gente, tutte porte chiuse, è un altro campionato. È un'altra cosa. Sì. Questo sono Spero. convinto. Sì. E poi che vinca il migliore. D'accordo, Marco. Ma boh. Capito?
È mezzanotte. Adesso, adesso hai la poesia, il mio idolo. che fenomeno è. Sa tutto di tutto di tutto. No, lui sa e ti fa capire, che è la cosa fondamentale. Te la spiega in maniera che capisci. Lui te la spiega da tifoso, ma da super competente. Questa è la cosa più bella. Poi fa sempre complimenti, come prima o poi manda a fanculo. Però è vero, non lo prendo per il culo. È vero, no, vero. E dice quello che pensa, che è la cosa più importante. È giusto così, Marco. Prenderemo qualche insulto da qualche d'uno quando diciamo quello che pensiamo, però fa io spero sempre che dura sempre. No, sono d'accordo. Finché qualcuno dice no, pensare, dice quello, no, devi sempre dire quello che uno gli passa per la testa e che pensa, vediamo, l'idea. Cambiare a 47 anni, vogliono cambiare ora? Oramai le guerre le abbiamo fatte, oramai viviamo di... Cioè, appunto. I fischi di volta abbiamo preso. Così. Bravo Marchino, va bene. Oh, ci sentiamo presto. Dai un bacio. Grazie Marco. Va bene, un bacio. Ciao. One again, sing nice. Allora, ragazzi, mi è piaciuto questa chiacchierata con Marco. Anche Marco dice sempre quello che pensa, ma è giusto così. Dobbiamo sempre dire quello che pensiamo. Se no, vabbè, io Marco, Lele, Nicola, ma anche tutti gli altri. Cioè, è giusto che ognuno dica la sua. Ok, ora ci abbiamo. Eccolo qua, il cammellone a Daniele. Nicola, ti voglio bene. Nicola. Ecco il cammello. Stasera interviste a GoGo. Come i tuoi. Se la luna è delle stelle, allora? Non stupisco sempre. Se la gente che lavora per niente, io mi stupisco sempre. Della neve di dicembre, io mi stupisco sempre. La saggezza della gente, io mi stupisco sempre. Io mi stupisco sempre. Che hai fatto bello oggi? Eh? Cos'hai fatto oggi? Oggi niente, ieri ho corso. No, oggi ho guardato due o tre cose di cui ti parlo. Ieri ho fatto una bella corsa. Ho fatto un buon riscaldamento di 1,5 km. Sì, ho poi ho fatto 3.000... Aspetta, 3.000 e 2.500. Quindi ho cambiato un po' il passo tra i 500 e 1.000 e poi sono tornato. Quindi fai conto, 1,5. 1,5 ritorno fanno 3, 3,6 e 1,7. E mentre facevi 1.000, com'è che li facevo? Così. Sei una faccia di merda, Daniele, sei una testa di cazzo, è giusto che soffri, che cazzo fai, coglione, li hai stramaledetti tutta la vita, sei ancora qua a correre, è giusto che soffri, che vomiti, che stai male, è giusto che metti su 5 kg e poi li patisci tutti correndo, perché solo questo ti meriti, a correre come un animale in calore che non riesce ad arrivare in fondo e quindi devi patire come un cane randagio. Facciamo così o no noi? Dillo! Noi io, guarda, no. Io, allora... Io ero 106,6, ti ricordi? Ho visto, infatti io aspetto solo di celebrare i 100. Adesso siamo 102,1. Sì, ma faccio un'ora e mezza di bici con la stella la mattina, piano piano, in giro per Milano con Rosario, e poi il pomeriggio un'altra ora e mezzo con Nicola, quando si sveglia. Nicola si sveglia dalle 2 alle 3 di pomeriggio. Poi alle 4 e mezza andiamo... Primo pomeriggio. 3 ore di bici, 2 ore e mezza, 3 ore tutti i giorni. E io poi mangio bene, non pasticcio. Tu sai che quando non pasticciamo... Mi sono asciugato, perfetto. Ho perso 4 kg e mezzo. Sì.
è perfetto per tornare in assetto. Ora ancora 6-7 kg. Cosa succede? Meno male alla schiena. Poi più vai avanti... Non ho più male alla schiena. Capito? Infatti la chiave è partire da dove hai cominciato tu. Cominciare con una camminata, poi comincia passo lento, reggere, tenere, e poi dopo andiamo in scioltezza. Se invece fai quello che ho fatto io, perché io l'ho fatto anche per la volontà, perché io mentre correvo, perché è un piccolo un sentiero che fa 500 e 500, no? Cosa accade? Che mentre vai tu cerchi la gamba, pensi a stare in postura, no? In posizione giusta. Quando torni indietro comincia a andare zoppo. Aspetta, vai storto. Poi cosa succede? Magari passa una persona e gli stai 3 metri, e cosa ho fatto oggi? Ho fatto una distorsione, sto mettendo giù il piede dal fosso. Quindi riprendi, sei più stanco, la gamba ti cede, cammini male. È una roba così, poi ti metti in ginocchio, ti appelli ai santi che invece non ti aiutano perché non ti vanno, non ti scendono le palpitazioni, batti. Cammello è così. Senti un po', abbiamo avuto stasera diversi ospiti, mi risulta. Abbiamo avuto Ventolone, il nostro fratellino che sempre inaugura, poi la Ludovica che è la nostra amica della Bobo Summer Cup, che viene sempre, immancabile, poi Giorgio Chiellini. Giorgio, ah bene, perché così voglio ragionare un attimino di difensori. È stato carinissimo. C'è stato anche Marco? Eh? C'è stato anche Marco dopo. Prima Fedez, dopo Fedez. Giorgio, carinissimo Fedez. Sono contento che è venuto Fedez. Molto carino, è stato gentilissimo. E poi dopo Marco, ora, che ti saluta tanto. Grande Marco. E quindi, insomma, bella serata, devo dire. Molto bella. Ma ricordati una cosa. Ricordati anche questa cosa qua. 6 giorni che non la facevamo. La distanza più ampia da quando abbiamo cominciato, la diretta, sabato, venerdì. C'era voglia di stare insieme. A parte noi che poi ci sentiamo tutti i giorni, però... C'è voglia di mantenere la condivisione, Cammello, è così. È una cosa troppo bella, troppo sana, troppo pulita, sì, profonda, sì. Gentile. Poi vedi quando arrivano tutti i personaggi da tutti i mondi, no? Che unisci, quindi intrattenimento, musica, calcio. No. È bello. Cioè, calcio sotto vari aspetti, no? No, figa. No? Abbiamo parlato di tante robe. Caro Christian... La nostra chiacchierata oggi parte da una domanda che ti faccio, che mi interessa molto la tua valutazione, Poi ti do la mia, mi dirai la tua, che è questa qua. La domanda che ti farò è la seguente. Mi devi trovare, direi uno, ma possiamo fare i tre, difensori più forti del mondo oggi, secondo te. E da lì partiamo col ragionamento. Perché lo diciamo sempre, poi devi anche giustificarli, no? Quelli che ti vengono in mente, il perché, guardando chi sei te, come potevi essere contro di loro, guardando il calcio attuale, le caratteristiche. Allora, io dico... Metto Chiellini. Parliamo adesso dei tre, giusti? Tu scegli i primi tre. Chiellini, Ramos... Ok, potresti mettere Van Dijk del Liverpool. Meglio tre, fammi scegliere. E Van Dijk sì. Sono no, 4. Chiedo, Scelgo Koulibaly e Van Dijk. Però mi piace più Koulibaly che Van Dijk. Okay. A me. Perché giustamente quando tutti stanno bene fisicamente, tutto qua, vedi con Libre c'è sempre dei problemi. Non lo so, vedo questi 3-4, secondo me sono i più bravi. Ognuno diverso, però sono quelli, Ramos penso sia quello il più completo, secondo me, perché è bravo a marcare. Bravo a giocare coi piedi, imposta l'azione, comincia da dietro e poi fa gol. Quindi penso sia il difensore che comunque riesce a fare tutte queste cose
che non è, che non è, non è poco, comunque lui fa tanti tanti gol anche, no, poi quelli che pesano anche, quindi sa giocare con i piedi, sì. Io dico anche Piquet lo butterei dentro, forse è un po' in là con l'età, o comunque gli ultimi anni o due ha fatto, l'ultimo anno o due ha fatto un po' di, un po' meno, però sono giocatori che hanno qualità, no? Tecnica, quindi assolutamente. Piqué e Ramos con la Spagna negli ultimi 7-8 anni sono state, secondo me, la coppia più forte. Chiellini e Bonucci sono fortissimi, capisci? Perché comunque sono diversi e sono perfetti insieme, no? Perché Leo è come un centrocampista, no? Gioca, no? Quindi da dietro l'imbucata di 40 metri, 50 metri, il lancio lungo, ti dà la palla gol. Quindi, e Chiello è il tipico difensore difficile, che comunque lo senti sempre, ti entra sempre, che hanno secondo me un qualcosa in più rispetto agli altri. Rispetto agli altri. Ok. Allora, Camel, io ti dico questo. Aspetta, ti dico, comunque sono quei quattro lì che fanno gol comunque. Tutti quanti? No, perché poi arrivano forti in area, arrivano... Chiello, Bonucci fanno gol, Van Dijk qua gol lo fa, quindi sono... Bonucci e Chiellini fanno tanti gol, nel senso che loro sono sempre in aria, vanno a far gol loro, quindi è una cosa mia, capito? Quindi... No, no, ma sono tutti... Allora, ti dico una cosa che non è che toglie, aggiunge a quello che hai detto te. Allora, ti dico questa cosa qua. Ieri mi sono segnato delle squadre che sono arrivate agli ottavi di Champions, 16 squadre, ho tirato fuori 45 difensori, 45 centrali, quindi di tante squadre 3, di alcune 2, delle squadre che sono arrivate agli ottavi quest'anno di Champions, ok? Ma perché mi interessava? Perché c'è un dato che volevo leggere, pensando a quello che è stato il nostro difensore italiano che ha vinto il pallone d'oro, che è Cannavaro, Fabio, no? Che fa parte, secondo me, di un tipo di difensore che adesso non c'è più, con quelle caratteristiche. Perché Cannavaro nasce come uno un po' più staccato, il 5 marca il 9, il 2 marca la seconda punta. Marcatore, Fabio, marcatore. Bravo. Poi Fabio ha giocato 4, voglio dire, ha fatto un campionato mondiale coppia centrale più con Marco che con Sandro. Però si sa, Fabio, poi che carriera ha fatto, voglio dire, era a Madrid, Juve, Inter. Vabbè, non c'è niente da dire. Però quel difensore lì non c'è più. E cosa vedevo, Camel? Che lui pensa, tu pensa che è alto 1,76-77, c'è un centrale che è sotto gli 1,80, ok? Dei 45 centrali che ho analizzato io, che parliamo delle squadre più forti al mondo, c'è un centrale di questi 45 che è 180 centimetri. Solo quello del City? Otamendi è 182. Ah, ok. Otamendi è 182, bravo, infatti subito. C'è Otamendi... Marquinhos? Marquinhos, anche lui appena un po' più alto, per dire, c'è un TT che è un 82, Sergio Ramos un 84, ce n'è uno che è 180. Ma perché è un terzino messo centrale, che è Alaba? Perché dato che Flick... Ah, del... okay. Poi già Bayern. Bravo, mette terzino sinistro. Quello che cammini così, no? Sì, Alaba è quello lì, bravo. Quindi, allora lui cosa fa? Fa il centrale perché imposta. Sì. Però è 180 centimetri, ok? Alfonso Davis, mestre terzino sinistro, ragazzo del 2000, canadese, per dirti come il calcio c'è ovunque. Ma io, i centrali che tu dici, io sono d'accordo. Però io di questi 45 ne prendo uno che di sicuro sa giocare con tutti i tuoi centrali che hai scelto, di sicuro, li puoi mescolare, cambiare a destra e a sinistra, ma che ti dimostro con questo piccolo riepilogo che non è solo, secondo me, il difensore più forte, ma anche quello di cui se ne parla meno, che si chiama Rafael Varane. Perché Varane del Real Madrid... È 1,90 m lui, eh? No, aspetta, è 1,91 m, che ti può giocare coi piedi sulla linea di metà campo ed è più veloce di uno che parte 10 metri più là, ha tecnica, fa gol, è elegante. E poi c'è questa storia qua, Camel. Gli dico due cose di Varane, due. Allora, Varane viene fuori dal Lens, che è una piazza calcistica, no? Perché da Varane dovremmo passare alla Francia, però parliamo di Varane. Cosa fa? Fa una ventina di partite, praticamente fai conto che dalla pensione del Lens va in campo a giocare in prima squadra, dopo 20 partite, a neanche 18 anni, lo vuole tutto il mondo. Quindi tu pensa che status che ha acquisito solo giocando. Gli telefona Zidane, lui risponde e dice
chi è? Zidane. Ma aspetta, ma sei veramente Zidane? Gli dice, ti posso chiamare dopo che non ci credo? Non riesce a crederci, perché Zidane al Real Madrid lo chiamava per Mourinho, che era al Real Madrid. Lui cosa fa? Dopo 20 partite nel calcio, non 20 in B, 20 in A, 20 che posso dirti il Villarreal, no, dal 20 partite nel calcio lo chiama il Real Madrid. Va al Real Madrid, per dirti, no? Con la faccia da bambino, sai quel sorrisino sempre discreto, gentile, con due coglioni così però sotto. Allora, cosa fa? Arriva al Real Madrid, s'allena, dopo la prima settimana, che forte, perché lui lo racconta in una bella serie, no? Perché c'è uno speciale bello su di lui, gli dice, Ronaldo, fanno un torello, dopo 3-4 giorni di allenamento gli dice, Varane, è nel medio del rondo, del torello, lui gli dice, mi chiamo Rafa, 18 anni gli ha detto, mi chiamo Rafa, io soy Rafa, per dirti, no? Racconta di come gli abbia provato a fare il tunnel cacà, gli fa il tunnel cacà, cosa dice? Lì posso fare il loco che entra, picchia e poi viene cacciato via, oppure devi pensare che a certi livelli devi saperci stare, perché dice, arrivo, c'è Casillas, Kakà, Ronaldo, Benzema, Bale, Isco, Marcelo, Pepe, quindi lui si mette lì buono. Poi dimmi te se uno non è predestinato. La prima partita che fa al Bernabeu, ascolta, vi invito tutti ad andare a cercarlo, esordio al Bernabeu, lui fa l'esordio fuori casa, poi gioca al Bernabeu, cross di Ozil, Cammello, lui fa un gol, a proposito di difensori che segnano, che lo fa, ascolta, la palla arriva in mezzo all'area, quasi al limite dell'area piccola, quindi vicino alla porta. Lui era andato oltre, gli rimane dietro, lui fa un gol che possono fare, per me, due giocatori, CR7 e Ibrahimovic. Lui di tacco la palla la mette dentro con il difensore sulla linea che salta e gli va sopra, tipo un po' come te con la Svezia, di tacco al volo. Che Benzema dice, ferma un attimo, ma questo qua è R9, cioè Rafael 9, perché ha colpi da attaccante. Quindi lui cosa fa? Conquista la titolarità. Parliamo sempre, lui è il 93, siamo ancora nel 2012, 19 anni. 2013, spareggio per la Francia al Mondiale. All'andata perdono in Ucraina, perché la Francia rischia di fare uno dei fallimenti più colossali della storia. Spareggio con l'Ucraina, 2-0 perdono là. Koscielny fa rigore, si fa espellere, fa i disastri. Al ritorno, gli dicono a Varane, giochi titolare, fa 3-0. Allora, quella partita la invito tutti ad andare a vedere l'inno nazionale, perché nell'inno nazionale c'è la faccia di Sacco, che avrebbe sfidato un plotone di Marines, non l'Ucraina. Sì, sì. La faccia, Sacco fa doppietta, Cioè, ha una faccia, mentre c'è lì la Marsigliese, che fa paura solo a parlarne. Vincono, vanno ai mondiali. Mondiali. Nel frattempo voglio solo dirti che nel 2014, prima dei mondiali, lui vince a 21 anni la decima Coppa dei Campioni da titolare. Con Ancelotti. Bravo, perché Ancelotti chiede a Pepe. Pepe dice, dobbiamo pensare al gruppo, non sto tanto bene, se Rafael sta bene deve giocare lui. Titolare, 93, siamo nel 2014. Arriviamo al mondiale. Quindi una carriera in ascesa, da ancora ragazzo. Mondiale fatto bene. Arriviamo ai quarti di finale. Occhio, perché qua c'è la storia che inizia e finirà da un'altra parte. Lui cosa fa? Calcio di punizione ai quarti di finale, Germania-Francia. Pallone battuta, diciamo, laterale dallo spigolo dell'area, viene messo in mezzo. La linea della Francia non si muove insieme, c'è un mismatch in mezzo all'area tra lui e Hummels. Cammello viene uccellato di brutto. Hummels lo mangia, lui si fa girare. Sai da inesperto? Hummels fa gol di testa, ok? Hummels fa gol di testa, i giornali, tutti, ecco, puntare il dito, è colpevole, non è cattivo, non fa falli, non è attento. È normale, arrivano le critiche, gli invidiosi, certo, arrivano. Oh, Cammell, un mese prima Champions League, torna, quindi 2014, perde lì, torna, 2016 si fa male, non gioca la finale, quella a Meazza contro l'Atletico Madrid, lui, okay. Lui c'ero vince, c'ero. Bravo, lui lì si fa male appena prima, quando si giocava il posto, perché nel frattempo Real Madrid prende Zidane, ok?
cosa accade? Accade che Zidane lo mette subito titolare, perché se la giocano lui, Pepe e Sergio Ramos. Ma lui dimostrava di giocare, si fa male, non solo perde la finale, perde anche l'Europeo, in casa, che la Francia perde col Portogallo. Ritorna, 2016, allora, quindi 14 la decima, 15 la vinta il Barcellona, il 16 vincono, il 17 titolare e vince la Champions League, il 2018 titolare e vince la Champions League. Cammello, siamo a 4. Sono 4 Champions League. Allora, aspetta, Rafael Varane ha vinto 17 titoli, di cui 4 Champions League. Aspetta, ha 300 partite nel Real Madrid. Sergio Ramos, che ne ha 641, per me, che hai ragione te, per me Sergio Ramos sarà il giocatore con più presenze nella storia del Real Madrid, perché è a 100 da Raul. Varane ne ha 300. Varane può arrivare a raggiungere Sanchis, con la gente lì. Sanchis no, però Cendo, Gento, può arrivare quinto, sesto. 300 a 27 anni, compiuti il 25 aprile. Ma adesso arriva il bello della storia. 4 Champions League e siamo nel 2018. Arriva il Mondiale. Tu fai conto che lui, quando arrivi in ritiro, visto che gioca la Champions League, Deschamps lo accoglie in sala pranzo e davanti a tutti i compagni dice: facciamo i complimenti a Varane che ha vinto la quarta. Un ragazzo che ride, non parla con nessuno, introverso, sai, tutti in piedi ad applaudire. Ora, quel Mondiale lì, che così, tanto sappiamo che l'ha vinto la Francia, tu immagini la Francia che squadra che è, vince il Mondiale, la Francia è la squadra più forte di tutte adesso, vince il Mondiale senza Benzema, cioè è come dare l'handicap. Benzema dice Giroud in confronto a me, io sono una Formula 1, lui è un go-kart. L'ha detto l'altro, un mese fa. Non siamo proprio, cioè non è che l'ha detta così grossa, è stato un po', cioè quindi lui non c'è, il centrovanti. Quell'altro gli ha fatto vedere però la Coppa, dice io sono una 500 però sono campione del mondo. Perfetto, e infatti lui cosa gli ha detto? E infatti gioca Giroud, ma passa da un momento con la vittoria lì, passa dal destino, c'è un ponte virtuale di 4 anni che si chiama destino, ok, che unisce 4 anni di calcio e di vita, da un fallimento a un successo. Quarto di finale in Brasile, prende gol da Hummels. Cosa succede il quarto di finale in Russia? Caro cammellaccio, perché il calcio regala sempre queste storie, perché questo è il destino di un giocatore. Che giocano? Con chi giocano? Quarto di finale in Russia, Francia-Uruguay, punizione dallo spigolo dell'area, sempre un po' più indietro, non dalla parte del Brasile, a destra, batte Griezmann. Sai con la linea difensiva, no? Finta di Griezmann, la linea si scompone. Lui cosa fa? Non va nel mucchio dove aveva preso gol da Hummels, taglia davanti, quindi la va a prendere prima del mucchio, hai capito? La spizza, c'è un'immagine mentre lui la spizza e la palla va dentro, ai quarti di finale di 4 anni dopo, al mondiale dove era stato accusato. Si vedono i tre sceriffi, Casares, Jimenez e Godin, paralizzati. Lui va davanti a Stuani, va davanti anche al primo uomo, che in genere è l'attaccante, no? Sì. La spizza, la palla va dentro là. E lì ti fa piangere, perché lui ammette che quello è stato l'urlo più selvaggio dei suoi gol che ha fatto da quando era bambino. Urla, la Francia vince, poi vince col Belgio perché fa gol un TT, l'altro centrale. Sì. E poi alla fine vincono la finale e sono campioni del mondo. Quindi lui nel 2018 chiude con 18 titoli, compreso la Coppa del Mondo, a 27 anni appena fatti. Questo è Varane. Ma perché ti parlo di Varane e della Francia, Cammello? Perché la Francia, tra l'altro oggi 110 anni di storia dell'Italia, che la prima partita l'ha fatta con la Francia, 110 anni fa l'Italia. Cioè la Francia è la seconda squadra che esporta più calciatori dopo il Brasile, seconda nazione. La Francia, Cammello, ha tutto. La Francia ha tutto, non ha solo... Ma anche per i prossimi 7-8 anni, sono già pronti. Cammello, ha tutti i giocatori, non ha solo, per dire, la forza, la tecnica, Pogba. Tutto, sono tutti perfetti. Griezmann, Coman, Benzema. Ce ne sono a gogo. Mbappé, 20 anni, 20, quanti già? 22 Mbappé, anni? Mbappé del 98 che fa storia a sé, ok? Però io ti dico che gli attuali difensori, perché parliamo di difensori, gli attuali difensori, che non vanno nella Francia, che non vanno nella Francia perché stanno facendo un percorso,
Upamecano dell'Ipsia, Kunate dell'Ipsia, Camara del Marsiglia, e Sar, che è un giocatore del Nizza, tutti 99. Aspetta, Sar oggi è in scadenza e lo danno già delle italiane. Secondo me il più forte di loro del Paris Saint-Germain si chiama Kouassi, del 2001. Sono già pronti anche i difensori. Non c'è solo il Coman, il Griezmann, il Payet, il Sissoko, il Kanté, il Pogba. Cioè, non ci sono solo quelli. Pisse. Questa è la Francia. Allora, se il Brasile sappiamo che portata di giocatori ha, ma la Francia, attraverso la sua superficie, no? Le sue varie dislocazioni, no? L'Île de France, la zona di Marsiglia, la zona di Lione. Lione sono usciti Benzema, Fekir, Martial. Tu pensa quanti? Questa è la Francia. Calcata. Tanti sono anche senegalesi, eh? Sì, sono Senegal. Anche delle colonie. È vero, sono delle colonie, però sono anche gente che sono arrivati anche nelle periferie, soprattutto l'Île de France, quella di Parigi. Poi tipo Pogba, Mbappé. C'è anche uno, come si chiama? Quello del Barcellona, l'attaccante. Il Mancino. Ma certo. No, Mancino. Dembélé, ma quello lì è destro e sinistro. Non Dembélé è sinistro? No, è sinistro e destro, cazzo. Li usa tutti e due, Camme. Però è più sinistro. Dembélé. Perché conduce più del sinistro, ma lui dribbla e colpisce anche di destro. Dembélé, bravo. Dembélé. Ma allora, dalla tecnica alla corsa, alla fisicità, ai vari ruoli in campo. Cioè, l'ultimo che era uscito, che poi non ha fatto così bene il Tottenham, che è Dembélé. Adesso c'è questo ragazzo del Lione, che è stato il migliore in campo nella partita con la Juventus, l'andata, che si chiama Aouar. Ma sono giocatori fenomenali. Questa è la Francia. Sì. Questa è la Francia, Camme. La Francia è, voglio dire, ha una forza e una capacità di scelta che non ha paragoni, non ha uguali. Per questo ti dicevo, Varane, che quando lui arrivò, Mourinho disse, ma non so se è timido, di certo intelligente, perché sai che viene confusa molte volte la dolcezza, la timidezza con debolezza. Ma lui, c'è quel sorriso lì, quando è arrivato a Madrid, 50 giornalisti col suo carrello, no, sul giubbotto un po', voglio dire, artigianale, normale, arrivi da Lens, cioè, lui aveva il sorrisetto come per dire, sì, sì, sono timido, poi adesso vediamo come vi faccio il culo. Ricordati, non so quanti giocatori alla fine della storia della Francia avranno vinto tanto come Varane. Comunque hai ragione che quando dici che ne parlano poco, sono d'accordo con te, ne parlano poco. Bravo, bravissimo. Per questo, perché noi... Perché è silenzioso, nemmeno un'intervista fa, non c'è. Quattro coppe di campioni. Ma aspetta, a parte quella di Milano, tutto è titolare. Ma la cosa più incredibile, cioè il primo classico che ha fatto è stato il migliore in campo, col Barça. Non c'è un giocatore così performante. Perché ti ripeto, tutti quelli che hai detto te, anche Chiello, Bonucci, piuttosto che Van Dijk, Sergio Ramos, che poi ci gioca insieme. Sergio Ramos sempre presente nelle quattro finali, sempre titolare, lui e Carvajal. Però non sono così... Come ti posso dire? Li puoi variare, dico questo lo metto qua, questo lo metto... Varane sta con tutti, perché Varane difende con 50 metri, sereno, in posta, incredibile. Allora mi rivedevo la sua storia e dicevo, ma possibile che nessuno lo mette mai al primo posto? Perché adesso c'è Van Dijk, che rischiava di vincere il pallone d'oro. La generazione appena prima c'era Thiago Silva, se ti ricordi. Tutti dicevano Thiago Silva, ti ricordi quando era al Milan? Capito? Certo, perché ha tutto, velocità. Ma sai, Van Dijk anche comunque cambia perché ha vinto la Champions, cioè le coppe, quindi quello là, quindi... Però è quello, no, certo, che mi fa impazzire di meno a me. Sì, Perché lui, quello che hai detto tu prima, è vero, lui è più un difensore, quasi un libero. A questa capito? È dominante, a questa eleganza, a questa sventagliata. Perché il Liverpool, come si parlava già una volta, molte volte, salta dei passaggi? Perché lui ti pesca uno a 70 metri, quindi evita il frasetto, no? Lui della sinistra, la vede sul destro e ti dà la fiammata. Finito. Quindi loro alzano i terzini anche già. Trova sì, lui. Sì. Lui ti prende per questo. Mentre invece, se devi pensare a Chiellini... È il giocatore che vecchio stampo, che però ha accompagnato la Juventus anche nella qualità, perché lì vuol dire, si sa, ma anche De Ligt è un giocatore forte, però De Ligt non lo considero, deve finire di imparare perché c'ha 20 anni, bravo, deve maturare, deve... bravissimo.
E quindi questa storia è così. E la Francia ha una cultura calcistica nella zona di Marsiglia, di Lione, del Nord, che tira fuori, cazzo, e fanno tutto. Ma tu pensa, fratello, pensa questa. Tu pensa solo alla finale in Russia, ok? Contro la Croazia. Ok, un TT, titolare del Barcellona, Varane. Terzino sinistro, Lucas Hernandez, che non aveva troppe partite. Perché Mendy era infortunato, no? Bravissimo, Lucas Hernandez, quello che dall'Atletico è 80 milioni per andare al Bayern Monaco. Ma il top è a destra. Pavard, sì, ha giocato un po' normale in Germania, ma Pavard ha 18 anni e adesso gioca al Bayern Monaco. Per dirti che ne hai talmente di diverse tipologie che ti stanchi a contarli. Ma sono tutti... Cazzo, ti ripeto, loro vincono senza il centravanti più forte di Francia. Uno ancora forse il più tecnico al mondo, che è Benzema. Il più tecnico al mondo è Benzema per me, eh? Cioè con i Lewandowski, tutti loro, ma la tecnica pura di Benzema, Benzema per me è più tecnico anche del miglior giocatore tecnico in un altro ruolo. La tecnica di Benzema, cioè è una cosa... D'accordo. È una cosa incredibile, cioè universale, non è solo del ruolo. Sì, sa giocare, quindi... Porco cane, se gioca... A me lo ha 500 partite con il Real Madrid, anche lui 450. E ti dico, quando c'era Ronaldo mi piaceva di meno, ora da quando non c'è mi gioca di più, e più non lo so, capito? Ma perché, Kammel? Ma perché Ronaldo voleva Benzema? Ma perché Benzema era totalmente a disposizione di Cristiano. Quindi tu pensa, tu metti, stai... Sei stato 6 anni, stai 10 anni all'Inter. E devi farlo da gregario di un altro. Perché questa è la storia con Real Madrid. Ma nonostante questo, allora Cristiano vuole lui. Ok, cosa fa? Se non segna, è decisivo senza segnare. Non lo intervistano, ma nessuno lo mette mai in discussione. Cazzo, ma quando Benzema dice juego para la gente que sabe de fútbol, gioco per chi conosce il calcio, per chi capisce. Questo è Benzema. Gioca con uno, con l'altro, con quell'altro. Escono così, cioè, perché non è in discussione. Lui gioca per chi sa di calcio. Finito. Se non capite Benzema, signori miei, no. Abbiamo un problema con i sentimenti, oltre che col mancino di Dybala. Cioè, sono d'accordo. Capito? Non è che... Capito? Lo so. E quindi Cabello è così. Quindi poi per il resto tutto bene. Abbiamo fatto una bella diretta dopo... 6 giorni, programma di domani tuo? Domani vado con la se il tempo non è un pochettino più caldo, si sta un pochettino, ma io vado a fare un giro con la stellina un'oretta e mezza la mattina, dalle 10:30 a mezzogiorno, poi pranzo, poi pomeriggio vado con le bestie lì a fare un altro giro e mezzo di giro con la bici, dai. Le bestie. Che abbiamo i nostri uomini, no? Si mangia bene, tranquilli, niente, che devo fare? Questi giorni faccio questo, sempre le stesse robe, dai. Siamo in attesa, dai. Quindi, Cammello mio, allora, come al solito abbiamo il talento in più per la Bobo TV. Chi è il talento in più? Qua ci vuole una pausa liturgica. Una pausa liturgica. Perché? Shakhtar Donetsk. Ok. Là c'è sempre i brasiliani, eh? Sì. Lì, Lucescu. Lucescu Mircea ha cambiato il mondo e ha fatto fare un sacco di soldi oltre a vincere 20 titoli. William, Fernandinho, Mkhitaryan. Vabbè, Mkhitaryan è stato forse il primo. William, Fernandinho, tutti loro. Douglas Costa, tutti... mentore di tutti. Douglas Costa, come va? Cazzo, te pensa, cioè, perché ti scappano a volte, tanto solo. Ma questo qua è Shakhtar Donetsk della squadra B. Quest'anno ha giocato nella primavera e ha giocato anche 2 volte con l'Atalanta. E ti dico che quando ha giocato a Bergamo ha battuto un calcio di rigore. Questa è una piccola macchia, una curiosità se volete andare a trovare. Sai i calci di rigore che tu batti la tocchi a quello che arriva da dietro? L'ha battuto così, da giovane. Però questo ragazzo qua del 2001 si chiama... Ma la battuta nella primavera l'ha fatto? Nella primavera l'ha fatto. Questa è una macchia che quando sono andato a esaminarlo così ho detto cazzo, ma ha fatto anche quella roba lì? Fa solo cose belle. Gioca Cammello, gioca esterno, a qualità, dribbling, tecnica, entra in mezzo al campo, va sotto la punta, finta di destro, di sinistro. Tu fai conto di vedere questo ragazzo che si chiama Mykhailo Mudryk.
che ha la faccia, hai presente di Brad Pitt in Ti presento Joe Black? Biondino, togli ancora 10 anni, è proprio biondino pulito e lo vedi che sterza, dribbla, qualità, arresta, sembra uno di quelli già da, per dire, da Barcellona, da City, una qualità incredibile, 2001. Occhio, perché questo ragazzo, io gli vedo qualcosa di speciale. È una chiamata molto anticipata perché non ha mai giocato ancora, tutte giovanili. Però per me Mudryk è qualcosa di speciale, gracilino, ma energia pura, cioè classe, no? Noi ci perdiamo le notti quando siamo ispirati così. Capito, Kamel? Quindi lui gioca in primavera. Sì, esatto. Ed è giocatore da fare, sì. Ma giocatore. Mikhailo Mudryk. Mudryk. 2001. Questo teniamo. È ucraino? Sì, questo lo voglio dire... ha fatto anche già un po' di nazionali minori, cioè okay. Quelle giovanili, no? Questo lo dico a Antonio. Ad Antonio questi giocatori qua fanno impazzire. Lui cerca sempre qualità, quali vuole sempre, sì, quei, sì, giocatori, sì, tra le linee, no? Però ricordati questo. Varane, vai in mezzo. Io soy Rafa. Ciao amico mio. Buonanotte. Ci aggiorniamo. Buonanotte. Ciao. 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 Allora, eccoci qua. Batteria 9%. Vado a letto. Cioè vado di là perché c'è la bimba che sta piangendo. Quindi vado là e sto un po' con lei. E niente, ci sentiamo nei prossimi giorni. Buonanotte.